Buongiorno a tutti, benvenuti in questo ultimo webinar gratuito organizzato da Tecnica della Scuola sulla didattica a distanza. Come sempre vi chiedo un paio di minuti di attesa per verificare se la vostra e la nostra connessione audio-video funziona correttamente e quindi se in chat riuscite a darmi percezione, ok, perfetto, inizio a vedere persone. Grazie, se potete dirmi se si sente e si vede bene, così possiamo poi proseguire. Ok, ottimo, grazie. State rispondendo? Benissimo. Bene, mentre entrate tutti in questa stanza virtuale, riassumo un attimo quello che vedremo oggi velocemente. Oggi sarà una lezione un pochino diversa dal solito. Cercherò di rispondere alle tantissime domande che mi sono giunte e sono veramente tante. E non ultima, 10 minuti fa, da un collega che mi chiedeva informazioni riguardo alle modalità per fare montaggio video e creare video didattici. Quindi è un continuo rispondere e se ne sono contento ovviamente a queste necessità. E quindi vuol dire che c'è un forte interesse. E quindi adesso vi dirò alcune news che con Tecnica della Scuola abbiamo pensato di mettere in campo per supportarvi, aiutare un po' tutti, no? In questo momento parecchio difficile. Bene, vedo che state arrivando, ottimo. Vi chiedo una cortesia, come sempre, se volete farmi domande, fatele direttamente in chat, io cercherò di darne risposta. Tenete in conto che qualora non riuscissi, sicuramente poi pubblicherò le risposte o sul mio canale Facebook, sul canale Facebook di Tecniche della Scuola. Comunque troverete queste informazioni. Ovviamente il riferimento è sempre la pagina di Tecniche della Scuola, da cui potete accedere a diversi punti. Adesso vi mostro il tutto, attendo qualche altro secondo. Perfetto, ottimo, bene. Direi che possiamo incominciare e incominciamo da come fare le domande. Come sempre, dedico questi primi minuti nell'impostare la lezione in modo tale che possiate, anche dopo il termine di questo webinar, possiate colloquiare con me. Benissimo. Cambio contesto, apro una pagina browser e vi porto, ovviamente, come sempre, parto dal mio sito personale che è, come sapete, fucci.it, da cui punto di partenza che utilizzo sempre per, ovviamente, pubblicare le attività di formazione che faccio, i tutorial che realizzo per i miei colleghi e per i miei allievi in ambito appunto tecnologico. Essendo io un insegnante di laboratorio di sistemi di automazione, mi occupo sostanzialmente di elettronica ed informatica, però da sempre, come sapete, mi occupo anche di tecnologie legate alla didattica. Come fare le domande? Come sempre, qui sulla colonna destra trovate un apposito pulsante domande, qui, e da qui potete direttamente, compilando il form, pormi le domande. Vi chiedo la cortesia quindi di scrivere il vostro indirizzo di posta elettronica. Invento ovviamente in questo caso nome, cognome. Vi chiederei cortesemente l'ordine di scuola in modo tale che possa meglio rispondere, okay, alla vostra domanda, la vostra qualifica, sostanzialmente se siete un docente curricolare di sostegno, perché se siete insegnanti di sostegno riesco a tarare meglio magari indicazioni che si riferiscono a software per necessità specifiche. Ci sono state parecchie domande a tal proposito, ne parlerò velocemente. Ovviamente un clic e andrete su questa sezione da cui potrete poi selezionare il corso che state seguendo. Ne sto tenendo diversi, quest'ultimo che vedete qui in alto, strumenti per la didattica online FAQ, è quello che si riferisce a questo webinar. Ok?
Quindi di qua potete poi comporre la domanda e fare clic su avanti e poi inviare la domanda. Ovviamente potete contattarmi direttamente sulla mia mail, quindi michele@mafucci.it, trovate qui sempre sulla destra del sito il mio indirizzo, oppure consultare i vari social. Quelli che utilizzo di più sono sostanzialmente Facebook ed Instagram, dove do sostanzialmente indicazioni riguardo ad applicativi, tutorial per quanto riguarda la didattica online, l'uso delle tecnologie didattiche. Bene, a questo punto, oppure, come vi dicevo, direttamente tramite la redazione di tecnica della scuola che poi rindirizzerà a me le vostre domande. Una cosa che volevo evidenziare, il fatto che, poiché le domande sono state tantissime, no? E quindi sicuramente in quest'ora non riuscirò a rispondere a tutto, ho cercato di riassumere quelle che sono state le domande più ricorrenti in quest'ultima settimana. Ce ne sono altre decine a cui sto pian pianino dando risposta, però a questo punto, ovviamente risponderò ai vari colleghi, però da queste vostre necessità, ovviamente ne è nato un corso necessariamente, da cui, in cui approfondirò tutti quegli argomenti che sono stati, introdotti con questi webinar gratuiti. Quindi, e non solo, quindi io ho parlato nello specifico di uso delle Google App, perché considero, le Google App, essendo, sono applicazioni che uso da sempre e dal mio punto di vista sono comode, no? Anche per il docente che si appresta ad utilizzare queste tecnologie in modo molto più intenso, con i propri allievi, soprattutto in questo periodo. La curva di apprendimento non è ripida e quindi velocemente si riesce a lavorare immediatamente. Però molte sono le richieste banalmente per capire come. Una domanda ricorrente è come faccio a fare un montaggio video? Come posso fare un podcast o registrare l'audio? Quali sono gli strumenti migliori, tecnologici e software? Come imposti un webcast, per esempio? Oppure un'altra domanda ricorrente, Michele, ho necessità di impostare un tempo fissato per il mio Google Form. Mi hai spiegato come si fa un compito in classe con Google Form, però come faccio a farlo partire ad una determinata ora, in un determinato giorno e a farlo concludere a una specifica ora? Puoi dettagliarmi questo aspetto, per esempio? Oppure posso annotare, cioè scrivere su un'immagine? Banalmente, era una delle tante domande, scannerizzo un mio documento, un mio disegno e voglio che i miei allievi possano commentarlo. Con le Google App lo posso fare? Esistono altre applicazioni? Ecco, tantissime domande di questo genere. Non ultimo il fatto che molti colleghi iniziano a pensare di non fare direttamente dei video in diretta, ma di produrre non in sincrono, ma in asincrono dei video che poi danno ai loro allievi. Sapete tutti che è estremamente complicato parlare di fronte a un monitor, no? E quindi per me è comunque difficile, ci vuole un po' dico, esperienza, no? Un po' forse anche coraggio, non è banale. Per me è stato molto difficile e sto riscoprendo questa difficoltà stranamente anche con i miei allievi perché le dinamiche di classe sono ovviamente diverse da quelle che abbiamo adesso in questo momento e quindi ho necessità di rompere il flusso continuo della mia lezione in modalità totalmente diversa. Io in classe ho l'abitudine di gesticolare, muovermi, usare anche molto linguaggio non verbale per spiegare ai miei allievi alcuni concetti. E questo in video ti risulta complicato. Esistono delle strategie? Ovviamente sì, dei metodi, ovviamente sì. Esiste un modo per evitare di continuare a balbettare mentre parli o a continuare a correggere il tuo italiano o il fatto che non pronunci bene delle parole perché banalmente sei di fretta, non sei abituato. E allora mostrerò anche in questo corso come realizzare banalmente delle presentazioni con Google Presentazioni o con PowerPoint, come
siete abituati, e trasformare queste presentazioni in un filmato e quindi alternare delle slide a dei video che registrate, a dei video che fate su degli oggetti, al commentare con testo le varie porzioni, quindi ad annotare il video. Annotazione del video molto importante nel caso in cui voi abbiate la necessità di comunicare informazioni a ragazzi con necessità specifiche. Riassumendo, quindi, ne è nato un corso. Qui nei punti tematici, volutamente non ho dettagliato le applicazioni. Ovviamente parlerò non solo delle Google App, di cui ne parlo sempre diffusamente, perché forse ne sono un pochino innamorato, perché lo utilizzo, per me sono comodissime, ma parlerò ovviamente di altri sistemi. Molti mi fanno domande, soprattutto in questo periodo, sull'utilizzo di Zoom al posto di Google Meet, sicuro, non sicuro, quali sono gli strumenti migliori. Bene, quindi se siete interessati, un clic su questo link nella mia pagina vi rimanda al corso a realizzare e gestire la didattica online. Saranno 4 lezioni da 2 ore. Che potrete seguire in queste date. Okay? E ovviamente saranno anche queste registrate, produrrò della documentazione e, come vi dicevo, volutamente non ho indicato nel dettaglio gli applicativi che utilizzerò, perché in realtà sto costruendo ovviamente il corso e lo sto ultimando in questo periodo, però voglio ottimizzare, voglio creare un percorso che non sia solo una dettatura di funzionalità di uno specifico applicativo. Credo che non serva questo. Secondo me la cosa più interessante è quello di costruire, okay, un'azione didattica, okay, utilizzando degli strumenti, e cercherò di essere il più generale possibile, okay, e quindi calarmi in diverse realtà, insegnanti di italiano, di matematica, l'insegnante di elettronico, di latino, no? E cercherò di impostare una lezione di questo tipo, almeno spero di riuscire. Quindi, se siete interessati, il corso partirà ad aprile. Bene, partiamo con le domande. Domande sono tantissime. Allora, cambio contesto. Vi mostro, non ho, come vi dicevo, preparato delle slide, ma la slide che vedete qui è banalmente il titolo di questo webinar. Allora, mi sposto sulle domande che ho collezionato e iniziamo. Allora, domanda, vediamo. Allora, le sto leggendo con voi, leggo la domanda e poi immediatamente vi faccio vedere i suggerimenti sulle risorse che ho segnalato ai vari colleghi. Allora, vado avanti, dove trovo, ce n'era una, eccola qua. Allora, una si riferisce proprio a Google Classroom. In generale, allora, salve, complimenti, eccetera, eccetera. La mia necessità è creare quiz utilizzando Google Moduli, ok? Google Forms. E quindi volevo sapere se è possibile impostare, oltre all'orario in cui fare la verifica, anche il termine entro cui il quiz non è più fruibile. E nel caso ancora sì, e poi nel caso inviare automaticamente al server le correzioni. Allora, in generale io utilizzo Classroom, okay, vincolato a una data e ora di fine compito. Quindi che cosa faccio? Imposto il mio compito in classe, un orario di un giorno e un'ora di fine. Okay? Inoltre programmo la pubblicazione ad un giorno ed un'ora specifica, in modo tale che i ragazzi non vedano immediatamente nel loro classroom il compito in classe, cioè il compito lo vedono solamente quando entrano in aula. Okay? Poi ci sono altre strategie, adesso velocemente vi mostro come fare. Allora, sostanzialmente faccio in questo modo, adesso entro nel Classroom della mia G Suite, evito ovviamente di usare quello della mia scuola perché ovviamente ci sono i nomi dei miei allievi, cambio contesto e vado, un secondo di pazienza che mi sposto. Allora, dovrebbe essere
Non questo. Perfetto, questo. Allora, tacitiamo il computer. Benissimo, qui ho simulato due classi, ok? Classi da solo due studenti per far vedere l'azione. Allora, in che modo mi comporto? Allora, creo il mio compito, ok? E quindi per creare un compito vado in lavori del corso e creo un compito che può essere un compito normale o un compito con quiz. La differenza tra i due, come ho indicato nella presentazione, consiste nel fatto che automaticamente compito con quiz genera un Google Form. Quindi, banalmente, iniziamo con compito con quiz e a questo punto che cosa faccio? Io mi comporto sempre in questo modo. Innanzitutto creo il compito, essendo un titolo, compito di esempio. E poi che cosa faccio? Innanzitutto, ovviamente, assegno un punteggio, decido in quale classe, decido per quali studenti, se tutta la classe, una scadenza. Quindi, supponiamo io inizio lezione alle 12:05, il compito inizia alle 12:15 e termina all'una, per dire. Quindi decido il giorno, domani, decido l'ora. Okay, di scadenza saranno le 13, diciamo 13:15. Perfetto, in questo modo io ho fissato la data di scadenza di consegna, però non metterò immediatamente il compito online, ma farò una cosa di questo genere. Programmerò il compito. Ma a che ora lo programmerò? Lo programmerò domani alle ore 12:15, okay? In modo tale che il mio allievo vedrà nel suo classroom solo e soltanto questo compito esattamente alle 12:15. Quando dirò a tutti, si parte col compito. Okay. Che cosa capiterà? Programmerò il compito verrà evidenziato in grigetto in questo modo, okay? E comparirà nello stream del classroom del mio allievo solo e soltanto alle 12:15 di domani. Ora cosa succede? Un'altra domanda ricorrente è: ma come faccio a capire quali sono i ragazzi che mi consegnano in ritardo il compito, che può essere il compito in classe o un compito? Banalmente succede questo, che vediamo un po' se ho altri compiti qua di esempio, vediamo un po', ecco. Apro questo compito di esempio, ecco qua, qui sotto vedrò l'indicazione mancante, ok? Nel caso in cui il ragazzo mi compili il form ad un'ora successiva a quella di scadenza, potrà consegnare il form, ma qui sotto verrà indicato il ritardo, quindi saprete immediatamente quando il ragazzo se il ragazzo ha consegnato in ritardo il compito, ok? Quindi questa è la maniera più rapida. Poi esistono altri metodi per effettuare questo tipo di gestione in tempo del compito. Mi sposto, vi rimostro questa slide, intanto vado a prendere le mie risorse. Vi dicevo, quindi esistono altre modalità come ad esempio l'uso di specifici plugin che possono essere installati all'interno di Google Form che permettono di gestire i tempi di pubblicazione, di apertura e di chiusura di un determinato compito in classe. Tenete in conto che tutti i plugin che voi andate ad installare all'interno di qualsiasi Google App, state manipolando una G Suite, molto spesso questi plugin devono essere abilitati dall'amministratore della G Suite. Quindi non è scontato che voi possiate installarli. C'è una certa categoria di plugin che vengono installati di default. Vediamo quali sono quelli che possono tornarvi utili per una gestione del tempo all'interno di un Google Form. Il primo di questi si chiama Email Notification. Vi mostro tra brevissimo il link. Uno è questo e vi
mostro adesso, email notification, questo. Email notification permette di creare, avete un video, adesso non ve lo lancio perché andrebbe in conflitto con il flusso video del webinar, vi permette di inviare email direttamente di notifica agli allievi in caso di scadenza, gestire la pubblicazione settimanale temporizzata di compiti, quindi estremamente potente. Il plugin lo si installa all'interno della vostra G Suite, all'interno del vostro account della G Suite, però permette un utilizzo gratuito. Poi per un utilizzo esteso, quindi per realizzare questionari temporizzati con una grande quantità di campi di inserimento molto più grandi, vedrete poi nelle specifiche del plugin, è necessario pagare, ok? Però l'utilizzo già gratuito è più che sufficiente per gestire la nostra didattica. Un altro plugin interessante che voglio mostrarvi è questo, quello che avevo segnalato al collega, è Form Limiter, che è questo, ok? Perfetto, è Form Limiter che è un'altra modalità per gestire i limiti di accesso a uno specifico form. Ok? Ottimo. E altre cose interessanti riguardo, vediamo un po', sempre riguardo a questo. Ah, molte domande si riferiscono anche all'utilizzo di software open source. E infatti, molti mi chiedevano, ma Michele, perché non parli anche di Moodle come sistema per gestire le classi oltre al Classroom? Certamente, ok. Allora, innanzitutto, che cos'è Moodle? Okay? Moodle è un software open source. Scusate. Sul sito Moodle.org avete tutte le indicazioni del caso, serve per gestire dinamiche di classe, valutazione, scambio di informazioni, sostanzialmente il Classroom, ok, open source, che può essere installato su qualsiasi server. Ovviamente l'installazione richiede competenze tecniche di un certo tipo, ma esistono siti dove questo tipo di gestione è semplificato perché è guidato, ve lo indicherò poi durante il corso che ci sarà ad aprile. Parlerò nello specifico di diversi software open source per fare anche videoconferenza. Volevo indicarvi alcune cose, il perché poi non ho parlato. Allora, la scelta fatta in questi webinar è dettata, come dicevo prima, da una scelta di strumenti che potessero essere utilizzati rapidamente, ok? Perché bisognava rispondere, almeno dal mio punto di vista, all'emergenza didattica in modo veloce. Quindi, ripeto, per questi interventi da un'ora ho preferito selezionare piattaforme tra le più utilizzate, di facile configurazione, ok? Che non necessitino di installazioni particolari, perché sento l'obbligo di pensare a tutti, quindi soprattutto ai miei colleghi che per diversi motivi non hanno dimestichezza nell'uso di particolari tecnologie. Immagino il mio collega di italiano o di latino, ok, che magari non si occupa nello specifico di programmi. Alcune volte questi programmi, soprattutto Moodle, necessita di un minimo di apprendimento, di un supporto da parte di tecnici della scuola o dell'animatore digitale. Questo è il motivo principale. E non ultimo, a mia disposizione. E non ultimo il fatto che appunto mi necessita maggior tempo per spiegare l'utilizzo di questi strumenti. Ecco perché mi sono concentrato sulle Google App. Bene, cambiamo contesto. Altre domande interessanti? Sto sfogliando, vediamo un po'. Scusate, sto sfogliando velocemente per essere. Ah, beh, domanda ricorrente. Semplice, però. Allora, mi potresti indicare i siti da cui posso scaricare liberamente senza copyright immagini da usare nella didattica che posso mettere nelle mie slide per i miei ragazzi? Allora,
È una domanda ricorrente, ne esistono tantissimi e certamente darò nel prossimo corso ulteriori informazioni, ma quali uso in genere io? Ovviamente io uso molto spesso foto che produco io, ok? Perché io fotografo gli oggetti che mi servono, che uso a scuola, però alcune risorse possono essere, adesso ve le indico. Vediamo un po' se sono rapido. Una è questa, via. Tra le più... Forse quelle che consulto spesso, Flickr, la sezione Creative Commons, dove gli utenti lasciano a disposizione le loro fotografie personali e le lasciano in modalità Creative Commons. Ecco, alcuni mi hanno chiesto anche, consultando le mie slide, ma perché metti quel logo alla fine di ogni slide, dove c'è scritto appunto Creative Commons? Quella è la licenza. Anche sulle licenze darò qualche licenza di utilizzo dei documenti didattici, darò qualche accenno, perché ovviamente noi stiamo condividendo il materiale di tutti, citiamo persone, alcune volte ci scordiamo di citare persone, alcune volte abbondiamo nel copia e incolla, molto spesso ingenuamente, senza pensarci, senza citare la fonte. Bene, vi parlerò anche di questo tipo di licenza che si può applicare ai documenti, ma anche alle immagini, ai filmati, a tutto sostanzialmente. Altro sito interessante, gratuito, da cui potete prendere immagini gratuite è questo, Pixel Bay, famoso, anche qui la sezione di immagini gratuite potete selezionare e ne trovate a migliaia. Ok, sito ancora interessante è Pexels. Ok, esiste la sezione italiana, anche qui trovate tantissimo. Poi, non ultimo, ovviamente, Google, ok? Se voi effettuate una ricerca all'interno di Google, andiamo su Google Image e qua dentro, se la ricerca la effettuiamo in questo modo, ad esempio, Arduino, visto che sono fissato per questa tecnologia, strumenti e poi strumenti tra i diritti di utilizzo, vado a selezionare contrassegnato per un riutilizzo non commerciale o contrassegnato per un riutilizzo non commerciale con modifiche, ovviamente trovo il mondo, ok? Quindi probabilmente trovo giusto le immagini che servono a me e le posso modificare e condividere agli allievi. Bene, ne esistono molti altri, decine, anche di questo farò in questo modo. Per essere rapido, entro stasera sulla mia pagina Facebook e su sicuramente la pagina Facebook di Tecnica della Scuola, che vi mostro adesso. Qui, se la mia pagina personale, di cui il link lo trovate sul mio sito personale, qua dentro. Ok, inserirò tutto, scusate ancora, sono stato troppo rapido, inserirò tutti i link e citerò tutto ciò che vi ho detto fino adesso. I link sono pubblici, i post che metterò sono pubblici, quindi se avete voglia diventiamo amici, se no consultate solamente la pagina e gli stessi link andranno a popolare un documento che io poi consegnerò a Tecnica che inserirà sul sito di Tecnica della Scuola Formazione, quindi nella pagina Facebook dedicata alla formazione. Se voi fate formazione tecnica della scuola, speriamo di trovarlo subito, eccolo qua, tecnica della scuola formazione, qui dentro, ok, troverete i link che io, scusate, i link che io sto segnalando, ok? Perfetto, così abbiamo un punto per raccogliere tutte le risorse. Torno alle domande che mi avete fatto. Vediamo un attimo. Altra domanda ricorrente. Potresti indicarmi quali software utilizzi per fare screen recording? Ho bisogno di fare rapidamente montaggio video e non ho un computer sufficientemente potente. Allora,
Per fare montaggio video, per fare montaggio video probabilmente la soluzione. Allora, esistono tanti software. Io uso iMovie, che è un programma di Apple che viene installato gratuitamente da Apple sulle macchine Apple, ed è estremamente potente. Di questo vi accennerò e vi farò vedere un breve tutorial, ma anche di software prettamente che fanno parte della piattaforma Windows, sempre in modalità gratuita. Attenzione che io durante tutti i corsi, e soprattutto anche questi gratuiti, segnalo solo e soltanto software gratuiti compatibili con le tasche nostre, okay? Quindi gratis e compatibile con la scuola italiana. Quindi quali software utilizzo? Bene, uno è questo, estremamente interessante, di questo poi farò alcuni approfondimenti, ve lo mostro da questa pagina ed è Online Screen Recording. Cosa vi permette di fare? Di ovviamente registrare tutto ciò che sta accadendo sulla vostra pagina. Quindi banalmente potreste, anche se molti sistemi per fare presentazione già permettono la conversione in video, potreste registrare porzioni delle vostre presentazioni o banalmente porzioni di simulazioni di funzionamento di oggetti. Per esempio, io utilizzo molto spesso, non questa, ma un'altra applicazione che adesso vi segnalo, per mostrare ai miei ragazzi come funziona un certo apparato. Uso molto spesso Tinkercad, che è un altro software che magari adesso vi mostro, che mi permette di modellare in 3D, okay? Oppure realizzare circuiti elettronici, okay? E la dimostrazione del funzionamento la mostro in questo modo, okay? Non potendo, essendo lavorando io in laboratorio come insegnante, non posso manipolare oggetti fisici come questo, ma li devo simulare. E quindi filmo tutta questa azione. Free Online Screen Recorder mi permette di avere un ambiente di montaggio video, audio video, e quindi di gestione completa, okay, del mio filmato. Non ultimo il fatto che io posso avere online il luogo dove io vado a memorizzare i miei video, che posso poi rieditare con un altro computer in un altro luogo. Un altro software interessantissimo, che è quello che attualmente sto utilizzando in questa fase, sta funzionando non per questo webinar, ma per un altro. E adesso, giusto per farvi ridere, vi spiego che cosa sto combinando oggi. Screencast-O-Matic, lo uso moltissimo, molte domande in riferimento a questo software. Screencast fa più o meno le stesse cose che faceva il programma che prima vi ho segnalato, e mi dà la possibilità di gestire online l'editing, online e localmente l'editing di ciò che registro monitor, qualsiasi cosa, può essere la finestra, può essere la webcam, ciò che riprende e ciò che succede sul desktop. Quindi ho diverse tipologie di funzionalità. Inoltre ho la possibilità di integrare all'interno di questa registrazione video anche altri oggetti, oggetti di qualsiasi genere. Possono essere oggetti grafici, quindi banalmente delle icone, delle frecce, delle immagini. Quindi sostanzialmente posso integrare altri elementi. Cosa estremamente interessante. Quindi dinamiche di questo genere. L'altro giorno ho realizzato un video per i miei ragazzi in cui mostravo un apparato fatto in questo modo. Questo apparato ve lo mostro, scusate, sparisco un istante. Dovevo spiegare il funzionamento di questo oggetto. Okay? Questo è un oggetto di automazione e i miei ragazzi devono imparare a programmare questo oggetto. E ovviamente che cosa è complesso? Okay? Loro non hanno questo oggetto, ma hanno il simulatore di questo oggetto. E quindi io banalmente che cosa facevo? Con la webcam che sto usando in questo momento, riprendevo l'oggetto e indicavo i vari elementi. Okay? Ma nel contempo stavo registrando il software che serve per programmare questo oggetto con un'altra telecamera, filmavo il mio viso in modo tale che i ragazzi potessero anche percepire il mio linguaggio non verbale, quindi il mio gesticolare, il mio alzare le sopracciglia, eccetera, eccetera. Okay? Quindi è ovvio che per fare tutte queste cose bisogna, insomma, studiarci un attimo sopra, non ci si improvvisa. Quindi io, in tutta onestà,
fatto parecchie fatiche, ho lavorato tantissimo anche la notte per poter poi imbastire qualcosa di interessante, però vi dico che tutto il lavoro che sto facendo, che state facendo voi per imparare queste cose, tornerà utile sicuramente il prossimo anno. Io per esempio sto realizzando tantissimi tutorial video utilizzando per esempio Screencast-O-Matic e mi ritornerà utile nel momento in cui io il prossimo anno dovrò fare recupero in itinere, utilizzando banalmente Classroom. E quindi io ad ogni lezione ho, non dico già pronto, ma quasi, la pillola registrata di un specifico argomento. E quindi, banalmente, questo gran problema della pandemia, in qualche modo, non voglio esagerare, però mi ha dato la possibilità di esplorare nuove dinamiche, okay? Nuove modalità. Mi ha dato il tempo per produrre e il tempo che sto impiegando per diventare sempre più veloce nell'utilizzare queste tecnologie e quindi imbastire subito delle lezioni un pochino più interessanti. Okay? Tant'è che la confessione di alcuni allievi è stata: ma professore, sa che, non di tutti ovviamente, ma sa che sono molto più rilassato adesso a studiare. Vabbè, rilassato forse una parola, però effettivamente le dinamiche di classe alcune volte mettono in gioco alcune componenti che sono magari la timidezza, il fatto di aver paura di alzare la mano, eccetera, eccetera. Beh, non mi voglio dilungare, voglio andare avanti. Poi vediamo un po'. C'è un programma che potrebbe estrapolare una parte di un video? Assolutamente sì. Allora, tu puoi fare in diversi modi. Tu quello che mi stai chiedendo è se posso estrarre una parte di un video già registrato. Sì, lo puoi fare con questo programma che ti ho mostrato, o con quello precedente, o con altri programmi di montaggio video, che ti indicherò. Vediamo un po' se li ho indicati qua e se me li sono dimenticati, te li metto sulla pagina di tecnica della scuola. Vediamo un attimo. Non li ho indicati in questo tutorial, ne ho fatto una lista estesissima. Comunque, porta pazienza, Angela, te li faccio avere comunque. E lo si può fare anche abbastanza semplice. Volevo cercare, volevo vedere se riuscivo a risponderti, se no, lo faccio. Vediamo un po'. Altre domande interessanti riguardo al site. Ah, ecco, rimango ancora su Screencast-O-Matic. Un collega mi chiedeva, sto preparando delle allora, dov'è? Dov'è? Sto preparando delle slide per l'uso di Screencast. No, mi sta chiedendo se io avrei parlato in questo webinar o nel corso di aprile appunto di Screencast. Sto preparando delle slide specifiche, darò dei tutorial anche gratuiti, di parti di tutorial sull'uso di questa applicazione, però il collega mi chiedeva nello specifico come faccio da un punto di vista pratico ad aggiungere frecce, testo, evidenziazioni, eccetera, all'interno di un filmato. Posso aggiungere dei documenti PDF, delle immagini? Certamente sì. Attenzione che Screencast prevede un piano gratuito e un piano a pagamento. Io sto utilizzando il piano a pagamento, non costa tantissimo, ma il piano a pagamento è quello che consente l'inserimento di più media all'interno di un video. Esistono anche altre strategie, ma ti indico per completezza il link, così resta, del tutorial in cui viene spiegato come inserire altri elementi grafici all'interno di un video di Screencast. In modo tale che rimanga evidente questo link e il nome del video. Altre cose interessanti, vediamo un po'. Che ore sono? 16:08, devo correre, correre, correre. Vediamo un po'. Ah, ecco, molto interessante anche questo. Allora, ecco, salve professore, avrei necessità di avere maggiori informazioni sulla modalità di realizzazione compiti. Ho necessità di assegnare delle scansioni di disegni e appunti ai miei allievi.
appunti scritti a mano ai miei allievi in formato JPEG, PDF e desidero che su questi gli studenti facciano delle annotazioni, scrivano qualcosa. Potrebbe indicarmi come fare? Allora, esistono diverse strategie per far questo. Una di queste è quella che fa uso di un plugin specifico che si chiama DocHub. Okay. È un'applicazione gratuita e la trovate nel marketplace di Google. Vi indico, così resta a memoria, resta traccia nel video. Vediamo un po', copio il link e lo metto qua dentro. Perfetto. Ok, ovviamente il messaggio è riferito al fatto che sto usando Safari e non Google Chrome, ma mi interessa che venga evidenziato questo. DocHub, Editing and Seeing PDF and Document. È quello che utilizzo per chiedere ai miei studenti di indicarmi su un'immagine alcune cose come compito. Ok? Bene, come fare questa operazione? Allora, come dicevo prima, è un plugin e quindi se installato all'interno della G Suite molto probabilmente deve essere abilitato dall'amministratore. Vi mostro velocemente una dinamica, cerco di essere, spero, il più veloce possibile. Allora, i passi sono i seguenti. Il docente che cosa fa? Assegna il compito con l'immagine che i ragazzi devono commentare. E quindi adesso mi sposto su un classroom, ok? Ad esempio, quello che vi mostro tra breve. Vediamo un po' questo qua. Benissimo. Sono all'interno di un classroom, devo assegnare un compito. Lavori del corso, indica tutti i compiti che io sto assegnando. Creo un nuovo compito, ok? Compito, e poi faccio indicare il nome dei componenti della scheda, ok? Test. E qui dentro cosa faccio? Non faccio altro che aggiungere un'immagine, ok? Allora l'immagine ce l'ho sul mio desktop, ok? Qua la vado a prendere, scusate. Aggiungi immagine, file, scusate. La carico sul desktop, carico. E a questo punto, una volta caricato, stabilisco ovviamente punteggio. Poi scadenza domani alle ore. Ok. Argomento, scelgo l'argomento. Dopodiché cosa faccio? Assegno il compito. Ok. Una volta che ho assegnato il compito, gli allievi che cosa riceveranno? Il compito dovranno aprire questo compito utilizzando questa estensione che si chiama DocHub. E adesso cambio di nuovo contesto, apro un browser diverso, Firefox per esempio. Eccoci qua, sono già all'interno, io sono l'allievo Francesco Verdi in questo caso, okay? Quindi sono all'interno di una G Suite e che cosa faccio? Vado sul mio classroom. Classroom dell'allievo. A questo punto cosa succederà? L'allievo vedrà due classi, la classe che deve seguire è questa. E il professore che cosa fa? Ha indicato un nuovo compito, ok? Ha segnalato, lo vedrò all'interno dello stream e il compito che ha assegnato è il seguente: indicare il nome dei componenti della scheda. Che cosa farà l'allievo a questo punto? Un clic sull'immagine, si aprirà l'immagine. Dopodiché, scusate, sposto delle finestre che. Cosa faranno gli allievi? Scusate, faranno in questo modo un clic su questi due, questi puntini qui in alto a destra, apri in un'altra finestra. Aprendo l'immagine in un'altra finestra, i ragazzi avranno la possibilità di installare o comunque di utilizzare già l'applicazione DocHub. DocHub la si può installare direttamente dalla pagina. Se non il ragazzo o voi non vi trovate questa applicazione, basterà fare un clic su collega ad altra applicazione. E consultare il marketplace. In questo caso cerco DocHub che è già installata, ok? E
L'installazione ovviamente richiede che voi accettiate i termini di utilizzo e condividiate con la società il vostro nome utente e password. Detto ciò, che cosa faccio? Apro Indocub, ok? Il ragazzo metterà le sue note in questo modo. È un editor d'immagine minimale. Okay? Quindi a questo punto il ragazzo utilizzerà i tool che trova qua dentro, quindi potrà inserire del testo, dei riquadri, e quindi indicherà questa parte qui, magari evidenziata in rosso, e poi metterà delle note indicando che questi sono dei pin digitali. Immaginate banalmente una cartina geografica, una immagine storica, e così farà per altre sezioni di questo circuito elettronico che uso, per esempio, non questo. E ovviamente questo è da correggere, non è così, ma è questa parte qui, eccetera, eccetera. Fatto ciò, che cosa farà il ragazzo? Farà download ed export, e quindi in questo caso, selezionando questa icona, un clic, dopodiché selezionerà Classroom, e una volta selezionato Classroom farà Create e Share Link. Okay. Verrà chiesto dove vuoi fare l'upload di questa immagine. Selezionerà il Classroom. A questo punto si aprirà una successiva finestra che vi mostro a destra. Si è aperta un'ulteriore finestra che è questa qui. Okay, che dovreste vedere in questo istante. L'allievo che cosa farà? Sceglierà il corso, in questo caso è questo, sceglierà il compito, ce ne potrebbero essere di più, indicare il nome dei componenti della scheda, dopodiché farà clic su Vai e poi successivamente allega. A questo punto, che cosa succederà? Terminato l'inserimento, potrà visualizzare il compito e l'insegnante che cosa? Per consegnare il compito dovrà fare un successivo consegna compito. L'allievo sarà avvertito del fatto che sta condividendo un link dove ci sono le note. Farò clic su consegna e a questo punto che cosa accadrà? Spostiamoci sul lavori del corso qui. Perfetto. Vediamo un po', ecco qui, indicare dove siamo, eccolo qua, una consegna, ok? Vado a vedere che cosa è accaduto, vado a vedere qui e vedo che Francesco Verdi ha consegnato il compito. Bene, il docente che cosa fa a questo punto? Verifica che è stato consegnato, apre quindi il link, fa un clic qua, si aprirà questa immagine e a questo punto legge le note, okay? Il ragazzo ha messo delle note qui, ok? Ha evidenziato alcune parti, potrebbe aver messo delle icone, delle immagini aggiuntive e che cosa fa a questo punto il docente? Non fa altro che scaricare l'elaborato. Facendo clic su download, ok? Perfetto, un secondo che sta effettuando il download sul mio computer. Un nome. Questo punto mi ritroverò il documento all'interno del mio hard disk e l'operazione che andrò a fare è quella di trasferire in una specifica cartella del mio Drive l'immagine e l'elaborato. E quindi andrò sul mio Google Drive qua, quindi farò Drive, non questo che è quello della mia scuola. Andrò poi successivamente all'interno, perdonate, ci metto un po' perché è una delle domande che mi è stata più spesso fatta questa. Vado all'interno di una specifica cartella che ho precedentemente creato. Ok.
Scusate, ok, la lentezza, e qui dentro andrò a depositare il file che mi ha consegnato il mio allievo. Volendo il sistema. Scusate. Va bene, faccio in un altro modo. Visto che non risponde, trasferisco qui dentro l'immagine. Qualche problema con la connessione. Scusate un attimo che il sistema inizia a fare i capricci, troppe cose contemporaneamente. Ottimo, ricarico la pagina, facciamo prima. Bene, allora, perdonate questa latenza, ma in quest'istante stanno succedendo diverse cose, non ultimo il fatto che i miei figli stanno utilizzando anche la connessione dati. Allora, va bene, ok, ce l'abbiamo fatta, scusate il ritardo, perfetto. A questo punto trasferisco sul mio drive il file. A questo punto che cosa succede? Okay? Devo aprire il drive e commentarlo. Okay? E quindi tasto destro sul file, apri con DOCUB. Okay? Ho ovviamente anch'io installato precedentemente DOCUB e quindi a questo punto andrò ad inserire i miei commenti. Okay? E quindi inserirò alcune cose. Banalmente potrei inserire delle iconcine, okay? Delle frecce, delle indicazioni specifiche. Quindi un testo qui non hai indicato tutti i componenti, eccetera, eccetera. Ok? A questo punto, che cosa mi tocca fare? Trasferire quindi una volta fatto questo, non faccio altro che condividere col mio allievo le mie note facendo clic su Share or Send qui, e a questo punto creo un link di condivisione. Questo link sarà il link che io indicherò nel commento e nella restituzione del compito. Quindi copierò il link e a questo punto, una volta copiato, ok, andrò a ritornerò su Google, scusate, sul mio Classroom e cosa farò? Inserirò il voto al mio allievo, restituirò il compito e dirò link per la correzione. Ok, restituirò il compito e il mio allievo riceverà questa notifica. L'allievo andrà sulla sua pagina qui. Scusate, andrà su questa pagina qui, andrà a vedere il compito e cosa farà? Noterà che il professore, vediamo un po', eccolo qua, il professore gli ha appena restituito il compito con voto. Il ragazzo farà clic qua sopra e vedrà le mie annotazioni. Okay. Questa è la maniera per esempio, utilizzare l'annotazione di documenti PDF e immagini. Esistono altri metodi, ve li mostrerò con Jamboard, per esempio, con la lavagna o altri sistemi per editare e annotare PDF. E questo è quanto per rispondere completamente alle 7-8 domande specifiche riguardo a questo argomento. Altre indicazioni, un'indicazione importante sugli allievi che hanno bisogno di
ausili particolari. Allora, come fare didattica a distanza ad alunni disabili? Nessuno ne parla. E come riuscire a gestire interazioni visti i problemi che hanno gli alunni? I genitori di un'alunna che ho non sanno usare gli strumenti informatici. Allora, non sono ovviamente un insegnante di sostegno, ma pertanto ti dico, non credo di avere tutte le competenze per darti una risposta soddisfacente. In ogni caso, ti lascio alcune risorse che peraltro sono già state pubblicate da Tecnica della Scuola, ne ha parlato diffusamente. Il Ministro dell'Istruzione ha pubblicato già un decreto, il decreto a cui faccio riferimento è questo che mostro adesso in questa pagina. Mi cambio contesto e vado per esempio. Vediamo un po' se riesco ad essere dentro, perfetto, qui la pagina a cui mi riferisco è questa, ok? Dove si danno indicazioni specifiche, ok? E link di riferimento. Oltretutto, relativo appunto alla costituzione del gruppo di lavoro per sostenere le attività relative alla pagina web del sito del Ministero dell'Istruzione, per la didattica a distanza. La pagina specifica è la seguente che ti mostro adesso, ok? E scusa, è questa. Qui, dove puoi trovare tutte le risorse dedicate, ok? Che ha messo in campo il Ministero. Il gruppo opera esclusivamente in via telematica e resterà attivo fino alla fine dell'emergenza coronavirus, in modo da accompagnare durante questo periodo studenti e insegnanti. All'interno della sezione inclusione sono presenti riferimenti normativi e tanto altro. Posso darti comunque altre risorse. Posso dirti che i colleghi di sostegno che conosco si stanno organizzando nelle maniere più diverse, anche perché come tu mi dici, molto spesso esiste il problema del gap tecnologico dei genitori, ok? E a tal proposito, diverse entità a livello locale, in Piemonte ne esistono tantissime, ma so per certo che anche in altre regioni esistono associazioni che si occupano di dare supporto nello specifico proprio a questi problemi. Una di queste, te la segnalo perché ne faccio parte, è Acability, che è un'associazione che si occupa di dare supporto di carattere tecnologico alle persone con disabilità, ovvero un gruppo che aiuta le persone a progettare e costruire ausili per la disabilità, cioè costituito da una serie di professionisti, insegnanti, ingegneri, persone di diversa estrazione culturale che insieme organizzano per supportare queste persone. E questo nucleo opera da diversi anni anche all'interno del Politecnico di Torino e supporta il corso sugli ausili per la disabilità. In questo periodo che siamo vincolati a casa, cosa succede? Diamo supporto telefonico, tecnologico. E quindi, se vai su questa pagina, qui puoi trovare, non solo questa, ovviamente, ne esistono mille altre, ok? Numeri telefonici e sito internet per chiedere un supporto telefonico, ok? L'associazione è abbastanza grande e quindi aiuta persone di tutta Italia. Non esiste solo questo. Ovviamente sul territorio esistono i CTS, Centri Nuove Tecnologie e Disabilità, preposti proprio per supportare, dal punto tecnologico, le scuole. Dove trovo indicazioni? Beh, sul sito INDIRE, sicuramente, quindi qui. Qui trovi tutte le risorse. Credo che questo link lo ritroverai anche all'interno della pagina del Ministero. E quindi un clic su una delle regioni ti riporta alla lista oltre alle buone pratiche, anche alla lista delle
dei CTS presenti nella tua provincia. Altre indicazioni interessanti, vabbè, lo sportello autismo che credo che sia parecchio conosciuto, però lo segnalo per completezza. E quindi qui si trovano altre informazioni. E oggi la mia linea fa i capricci, ce la faremo. Eccola qua, ok? Sportello autismo. Anche qui indicazioni, segnalazioni, software, di tutto e di più. Altre cose interessanti, molti colleghi mi chiedevano indicazioni di software, quindi oltre, ovviamente li trovate su questi siti. Un mio collega mi chiedeva informazioni riguardo all'uso del video e dell'annotazione del video per poter spiegare a un ragazzo alcune cose all'interno di di un video. Che cosa utilizzare? Bene, allora, i più utilizzati sono VideoAnt. Ve lo indico, ok? Anche questo conosciuto, ne parlerò durante il corso. E non lancio il video, ma qui avete un breve tutorial sull'utilizzo, estremamente interessante perché voi potete annotare qualsiasi video che voi producete e pubblicate su YouTube, quindi in momenti specifici viene indicato l'annotazione. Di ciò che viene mostrato. Un altro software molto, molto utilizzato che permette di creare e personalizzare video online e propri o proprie video lezioni, registrando note sonore, tagliando video, visto che prima mi veniva chiesto, o inserendo domande all'interno di video e di puzzle. Okay? Anche questo utilizzato tantissimo a scuola. Di questo ne parlerò ovviamente, ne farò anche un tutorial. E altre cose interessanti, esistono poi altre interessanti applicazioni, come ve le indico, ecco, per tagliare e assemblare sempre porzioni di video, visto che me lo chiedeva la collega prima, questo, Weebly. E poi ancora Draft Send per inserire commenti audio in un PDF. Questa indicazione mi è arrivata, cioè questa necessità mi è arrivata via mail proprio questa mattina da un collega che aveva necessità di capire come consegnare a un allievo un PDF a cui interno c'è un audio, perché doveva consegnare questo PDF via WhatsApp, non aveva altri modi per consegnargli, aveva bisogno di dargli delle notazioni audio, cioè doveva annotare il PDF con dell'audio per spiegare un'immagine, banalmente. Altre cose interessanti, ovviamente per l'editing dell'audio, nello specifico vi farò vedere come effettuare un montaggio audio. Altre applicazioni interessanti che possono tornare parecchio utili in questo periodo è questa, okay, che ho usato tempo fa per annotare dei lavori, DeepLink, sostanzialmente che cosa faccio? Posso prendere un'immagine e aggiungere all'interno delle immagini dei media che possono essere mappe, come vedete, possono essere degli audio, possono essere link ad altri siti, quindi rendo dinamica la mia immagine, quindi è estremamente interessante. Quindi ho immagini che posso consegnare, link che posso consegnare ai miei allievi, link che rimandano su questo sito dove io ho composto questa mia sorta di mappa sull'immagine, costituita da diversi elementi. Ok? Estremamente bella come applicazione. Io l'ho utilizzata tempo fa per descrivere proprio il funzionamento di questa scheda che vi ho mostrato prima e ne dettagliavo il funzionamento di ogni componente elettronico. Perdonate se torno sulla mia materia, ma è l'esempio che mi viene più comodo. Altre cose interessanti, vediamo, delle immagini ve ne ho parlate, sono le 16:32, purtroppo mi devo fermare, mannaggia. C'era ancora tantissimo, avevo altre 10.000 cose da dirvi. Vi ringrazio, siete stati tantissimi in questi corsi, siete stati estremamente gentili con me e pazienti. Cercherò di fare il possibile, sia nei corsi che cercherò di segnalarvi più spesso sui vari social, sulla pagina Facebook di Tecnica o sulla mia pagina.
sulla pa pagina web o la pagina Facebook ulteriori indicazioni. Quindi per stasera è tutto, vi saluto, grazie per essere stati con me, buona fortuna e buon lavoro con i vostri allievi. Un abbraccio grande, arrivederci.